Allora, come ha detto Stefano, io sono Cesare Bottini, sono User Experience Designer, cioè faccio un lavoro che i parenti si chiedono cosa faccio. In realtà, come mi guadagno da vivere, io sono uno di quelli che progetta l'esperienza delle applicazioni, dei siti, tutto quello che ha un display, quindi che sia un... che sia un'applicazione per iPhone piuttosto che il display di una macchina a controllo numerico, lì ci sono io più o meno che faccio il mio lavoro. Allora, oggi abbiamo una... il tema è quello di cercare di capire dove... quale sarà la prossima grande novità, la next big thing. Allora, il discorso è che oggi abbiamo un'opportunità ed è quella di parlare di una cosa che ancora non c'è, fondamentalmente, perché se abbiamo dei piccoli sintomi di quello che sarà il wearable computing, in realtà i prodotti di massa non ci sono. Quindi oggi rischiamo di fare tutti bella figura, di sembrare ancora più intelligenti di quello che siamo, perché parliamo di una cosa che è quasi incontrovertibile. Ora il discorso però è questo, che io ho convocato degli amici per parlare del tema, e però abbiamo la paura di parlarci un po' addosso, cioè dire siamo designer, facciamo questo lavoro, probabilmente guardiamo le applicazioni, guardiamo il software da dietro, mentre invece gli utenti lo vedono sotto un'altra prospettiva. Quindi mi ha detto, invece di fare un piccolo seminario di un sabba di streghe, cerchiamo di coinvolgere il pubblico per quello che possono essere le sollecitazioni. Quindi se io vi parlo, e come parleremo oggi, di Google Glass, di quello che possono fare, noi ovviamente ne abbiamo un'idea, però abbiamo la nostra idea, che probabilmente non collima con quella di chi poi andrà a utilizzarlo da vero utente finale. Quindi il discorso qual è? È quello di cercare di introdurre l'argomento, il mio scopo oggi è quello di fare un po' da moderatore, e poi aprire una discussione comune su quelli che possono essere gli scenari di utilizzo di alcune nuove tecnologie. Abbiamo alcuni relatori che introdurranno anche il loro personale punto di vista, che è probabilmente quello di più del professionista, e poi dopo vedremo di imbastire un discorso comune. Una cosa vi chiedo, quanti professionisti del digitale ci sono, oltre ai tre qua davanti? Designer? Ok. Uno, fantastico, diciamo che è l'ambiente ideale, così non le streghe. Vi faccio vedere questo. How to use glass. This is your touchpad. It runs from your temple to your ear. Tap the touchpad to wake up glass. You should see the display above your line of sight. Adjust it to see everything. The home screen shows a clock. This is your timeline. It's a row of cards. Things to the left are happening now or coming up, like the weather, an upcoming flight, or an event in your calendar. You can tap on any card to see more. Swipe down anywhere to go back to the timeline. Cards to the right of the home screen are from the past. For example, messages, videos, or photos. Tap on a photo to share it and choose one of your friends. Swipe down to go back to standby. And have fun exploring. Ok, allora, visto un po' l'interfaccia di quello che sono i Google Glass, vi farei una domanda. Secondo voi quanto è vicino questo tipo di prodotto? Cioè, è qualcosa che potremmo cominciare a utilizzare da domani, oppure è qualcosa di più astratto? Vi siete fatti un'idea anche solamente a questo video, se non l'avete visto prima? Io sono ottimista. Sei ottimista? Sì, secondo me è già utilizzabile. Ok, in quali ambiti secondo te, ad esempio? All'inizio sarà semplicemente l'avere qualcosa in più, mm-hmm. e sarà divertimento. E poi dopo nasceranno sicuramente delle applicazioni anche per il lavoro, probabilmente. Esatto, e questa era la stessa preoccupazione che ha avuto Google, perché ha cercato di presentare un prodotto dicendo il meno possibile del prodotto, e nello stesso tempo si è preoccupata che in una prima fase, una fase di lancio, non venisse visto come qualcosa di estremamente futuribile, questo per evitare di svalorizzare il prodotto. Allora ha creato un altro video per farvelo vedere all'opera. I think it's back here.
There it is. Would have been cool to be an astronaut. My name is Andrew Van Heuvel. I'm a physics teacher from Grand Rapids, Michigan. Through college, I was embarrassed to tell people that I wanted to be an astronaut. It's like I want to be a princess who rides horses while being a police officer or something. It's just like, it's ridiculous. I found my passion in teaching. Can you say conservation of angular momentum? I'm what you'd call a non-traditional teacher. I teach primarily online for students whose schools can't offer advanced physics courses. To be a glass explorer means I get to tie together all the things that are most engaging about learning. You know, making every moment a teachable moment. The first thing I plan to do with Glass is take students with me on a virtual field trip as I go to CERN in Switzerland. I'm excited to be here. All right, here we go. Holy cow! Wow. Okay, I'm gonna try to get my brother's class in on this. Okay, Glass. Hang out with Ryan's class. Wow. Hello, everybody. Hi. Welcome to CERN. We made it. We're here. This is the CMS. This is one of the most complex machines ever made. Wow. Very exciting. We want to see back to the very beginning of the universe. The only way we can do that is with a beautiful machine like this. This tunnel is 27 kilometers long. Fewer people have ridden a bike here than have climbed Mount Everest. Crazy. Does anybody have any questions? John, how long does it take a proton to travel the whole loop? How cold do the magnets have to be superconducting? What is that? If you added up all the protons in this entire tunnel, it would fit into the space of just one single grain of sand. We can say goodbye to our trusty bike here. Bye. Thank you, Steve and Freddy. It's been a pleasure. All right, I'll see you guys when I get back in Michigan. Even though I may never go to space, I still feel like I got a chance to be an explorer here at CERN. Unbelievable. And, you know, while I wasn't wearing a spacesuit, at least I got to wear, like, you know, a hard hat and glass. Woohoo! Dude, this is amazing. Ok, e questo era un esempio di cosa possono fare Google Glass su in campo lavorativo. Ora, però, questo è, diciamo così, prossimo futuro, cioè quello che pensiamo possa essere, diciamo, capo due anni, non lo so. Però dei piccoli segnali ci sono già adesso, dei segnali che ci dicono che la tecnologia può avvicinarsi al corpo più di quello che uno smartphone può fare stando in tasca. L'esempio che più o meno viene sempre citato è quello del Nike Fuel Band, cioè la possibilità di tenere un oggetto al polso e di rilevare dati estremamente personali, anche se un po' fittizi, come ad esempio Nike utilizza un sistema che si chiama Fuel, che non è relativo alle calorie bruciate, non è relativo a quanti passi o solo a quello che noi facciamo, a quanto moto facciamo, ma è una metrica inventata per toglierci l'ansia cognitiva relativa ad esempio alle calorie, perché magari non sappiamo esattamente quante calorie ingeriamo e quindi sapere quante ne bruciamo non ci dice più di tanto, ma comunque ci fornisce una metrica per darci lo stimolo per fare ad esempio più moto, darci degli obiettivi eccetera. Poi ovviamente quando una buona idea funziona, arrivano, non dico le copie, però sistemi simili. Io adesso vi faccio vedere alcuni, questo esempio è Jobon, fa più o meno le stesse cose anche se non ha una sua metrica, però intanto tiene conto delle nostre ore di veglia, delle ore di sonno, di come ci comportiamo, eccetera. Ovviamente sono sempre legati. Questo è Fitbit Flex, oppure questo è un altro ennesimo clone. Oppure un altro piccolo concept è quello di cercare di monitorare la propria attività, diciamo così, vascolare, attraverso un sensore annegato in un anello. Il discorso è che, intanto questo è un prototipo, quello che vedete è un rendering fondamentalmente, però l'idea è quella di indossare qualcosa che ci permette di conoscere meglio noi stessi. Quindi la tecnologia che un po' diventa non umana, però prende davvero una forma vicina al nostro essere più importante, che è il corpo. Poi però c'è anche questo. Thank you.
parlato con quelli di Talent Labs e li avevo invitati oggi a connettersi, ma ovviamente sono dall'altra parte, sono in California, per cui 9 ore a quest'ora per loro voleva dire un momento improponibile. Mi hanno assicurato che tutto quello che vediamo è assolutamente vero, quindi c'è la possibilità di legare anche macchine che sono molto meno legate al corpo come un PC attraverso questo band che legge i movimenti muscolari, il movimento dei tendini, e che secondo me è una delle cose più interessanti viste fino ad ora. Però adesso abbiamo visto fino adesso degli oggetti. Abbiamo visto degli oggetti che ci portiamo dietro, come braccialetti, anelli, fasce, occhiali. Però quando parliamo di wearable vuol dire indossare qualcosa. Quindi ci sono progetti invece che cercano di portare la tecnologia all'interno dei nostri vestiti. E questo potrebbe essere uno di quelli. Questo è un esempio di indumento che si comporta in una maniera estremamente particolare. Le feature ad esempio sono che se qualcuno ti fa poke, se quindi ti connette con il tuo pagina, con i tuoi social network, se qualcuno ti fa un poke ti vibra la spalla. Questa è una cosa fatata. Oppure se ci si vuole rendere disponibili per ricevere messaggi piuttosto che non notifiche, basta alzare il cappuccio e viene riconosciuto che attraverso questa operazione siamo open per una vita sociale che sia mediata da questo indumento. Ora, questo spero che vi abbia dato almeno l'idea di quello di cui parleremo oggi attraverso sia gli interventi sia la discussione. Un'altra cosa fondamentale è che da tutto quello che avete visto manca Apple, che è comunque stata uno dei grossi player fino adesso attraverso l'iPhone, iPad, molte volte ricostruendo intere industrie. Non sappiamo cosa succederà, c'è chi dice che il prossimo passo sia il suo attraverso la creazione di orologi. Oppure un domani potremmo addirittura annegare all'interno o applicare alla pelle sensori per cercare di veicolare informazioni in una maniera veramente epidermica. Questo è solamente un inizio. Dove andiamo lo scopriremo attraverso i prossimi interventi e spero con la vostra partecipazione. A tra poco. Alberto Longo. Buon divertimento. Grazie, salve.
Ciao a tutti. Mi presento, sono Alberto Longo, sono un Digital Director ed Experience Architect. Sì. Fonde il computer. Una vostra idea, prima di passare alla dotta descrizione di Alberto. Che idea vi siete fatti di queste tecnologie dopo aver visto i primi video? Grandi problemi nel gestirle dal punto di vista sociale, importanti. La visita all'acceleratore è carinissima, ma per andare al centro di ricerche Fiat il mio BlackBerry viene blindato e messo sotto sequestro. Sì, quindi vedo ulteriori problemi da quel punto di vista se non c'è un cambio. Assolutamente, guarda, io mi sono salvato, dovevamo parlare dopo, ma visto che siamo ancora in alto mare, mi sono salvato l'anetichette dei Google Glass. Comincia a uscire alcune piccole regole di comportamento, posto che in alcuni bar, tipo, ce n'è uno a Seattle che ha bannato prima ancora che uscisse. Per cui quindi non si può entrare a riprendere gli amici ubriaconi, questo non si può, però ad esempio non si può, la prima regola dell'etichette è non puoi portare il Google Glass in un bagno pubblico. Questo già, insomma, ha un senso. Poi non devi togliere qualsiasi tipo di setting, quindi non devi registrare le persone quando le incontri, soprattutto la prima volta. Oppure non puoi portarli quando incontri persone la prima volta, o devi toglierteli e devi sempre chiedere se puoi portarli per non mettere a disagio le persone. Quindi se io giro per strada, come facciamo? Quindi il problema è assolutamente quello. Però la cosa, il contrario di questo, di questa difficoltà, è che chi ha provato, e quei mille a cui fortunati a cui hanno dato i Google Glass, ad esempio, hanno compilato i primi report. E quindi i primi report dicono che tutti quelli che li incontrano gli fanno tre domande. Ma sono davvero Google Glass? Come hai fatto a averli? Quanto costano? Sono fighi davvero? Quindi queste sono quindi c'è un entusiasmo quando vedi questa tecnologia. Il che, magari ne parliamo più tardi, forse. Ne parliamo più tardi perché è un aspetto decisamente intrigante, cioè il fatto che tu abbia una nuova tecnologia che non si è mai vista prima, e contrariamente all'uscita ad esempio di uno smartphone con la metafora delle app, qui puoi già cominciare a dibattere, cioè hai già un problema sociale da risolvere ancora prima di uscire. Questo ma forse questa uscita così differita nasce proprio da questo, dal provare a testare e a tastare un attimo il campo prima che escano davvero, perché magari il cambio è piuttosto importante dal punto di vista sociale, quindi assolutamente è necessario costruirle quelle etichette. Loro ne hanno un pezzo, sì probabilmente. No, ma concordo in pieno. Il fatto che però almeno mio modestissimo parere, il fatto che ci sia questo tipo di cura nel prelancio, il fatto che venga introdotto poco per volta, ti fa capire che non è dato niente per scontato. Cioè quando sono stati introdotti gli smartphone, era un salto, era un miglioramento di qualcosa che già c'era. Cambiava qualcosa, ci è cambiato la vita, perché siamo sempre lì a guardare la posta, siamo sempre collegati, questo cambia il nostro rapporto con la tecnologia, ma non così tanto come può essere l'introduzione di qualcosa che indossiamo. Quindi questo è un aspetto assolutamente fondamentale, e dopo magari cerchiamo di allargarlo. Ready?
questo momento accetto di tutto, anche che tu guardi le note, che noi ti dettiamo le note. E... vai, fai un play, vediamo come va. Yes. No. Sembra se scambi il cambio per me esplode, magari che l'ha fatto cadere. Se no vi racconto da qua c'è una faccia dalla sua fine delle postazioni il problema è utilizzare il PowerPoint è tutto lì se tu usi Keynote queste cose non no. Scherzi una cosa? Sì, certo. E stavamo parlando, che se ne pensava. Il fatto degli occhiali non ti porta un po' alla vita sociale ancora più distaccata di quello che è già con lo smartphone per molte persone, secondo... Guarda, sinceramente è un'ottima domanda. L'idea che mi sono fatto, è che potremo vedere tra un attimo, è di come le informazioni che tu riesci a guardare attraverso gli occhiali sono o no all'interno del contesto. Perché ad esempio quando tu guardi uno smartphone e sei assorbito da quello che stai facendo. E anche per noi che progettiamo questa cosa, dobbiamo sempre lavorare all'interno dei contesti, cioè se progettiamo un'interfaccia, progettiamo un'applicazione, dobbiamo sempre pensare qual è la tua idea, no? Hai un goal da portare a termine, diviso per task, fai tutte le tue task all'interno dell'applicazione. In questo caso è strano, perché tu magari hai un... puoi avere un'applicazione che ti dice, non so, tipo di realtà aumentata, e quindi le informazioni sono all'interno, contestualizzate con l'ambiente, e altre in cui le tue informazioni non sono contestualizzate con l'ambiente. Cioè la tua rubrica, guardi i tuoi appuntamenti, guardi qualcosa, lo sfondo è quello della città o del luogo dove ti trovi, è un legame che noi stessi non l'abbiamo ancora capito. Questa è la... Quindi il modo in cui poi le informazioni che scorrono modificano il modo in cui tu vivi l'ambiente, certo. Per la domanda, certo. Se ne riparliamo fra 6 mesi. Anche di più, proprio. E se andassi l'abbraccio? Non lo vedo più sul mondo, forse è tanto esperto. No, devi andare col mouse ma sopra. Devi andare con certo, schermo. Vediamo, siamo qua. No, ho visto molto interessante la parte degli oggetti. Vai. Ciao a tutti, sono Andrea. Ho visto molto interessante la parte che faceva degli oggetti, che ti riconosci i muscoli e anche quegli esempi che sono di vita sociale, anche se sono difficili da immaginare adesso, comunque. Però non ho capito bene quello del giubbotto, è stata abbastanza molto critica, secondo me. Sì. Lì mi penso che mi chiuderei proprio... Non ho fatto tutto. Io metto sempre il cappuccio, sì. E mi trovo legato a mettere qualcosa, ad essere. No, dico la relazione, no, mi trovo legato ad avere un comportamento in base a cosa voglio dare agli altri, certo. E non mi sentirei più libero. Invece con gli oggetti comando il mio spazio. Mm-hmm. Comunque lì mi sentirei proprio. Non so, l'impressione che mi ha dato subito. Ok, credo che questo sia una cosa che ci sta. Ah, aspetta. Puoi switchare il contrario. Aspetta. Quindi il mio ruolo è diventato di. Mi chiamo Roberto. Puoi switchare al contrario. Il cappuccio quando è su sei chiuso, quando è giù è aperto. Questo
questo sta, ha assolutamente senso. Giusto per, raccontarvi una piccola cosa su cui stiamo pensando, più che altro stiamo valutando le tecnologie perché non le abbiamo ancora. Allora, intanto il cappuccio che tu hai visto, la felpa, se tu la vedessi dal vero non è fatta così. È un impresso bruttissimo di scotch, fili, è ancora a livello di prototipo. Quello che ad esempio a cui stiamo lavorando noi sono le magliette attive, cioè una maglietta che ha la possibilità di creare socialità, quindi fare community, quindi la possibilità di riconoscere altri con la stessa maglietta, non so, se tu vai a un concerto, all'Heineken Jamming Festival, tutti hanno la maglietta per il marchio Heineken, è un attimo fare community, più che non offrire il solito pagina di Facebook, quindi la registrazione, eccetera. Questo per dire che quando tu guardi una cosa che è indossabile, la devi guardare sia dal tuo punto di vista, ovviamente perché sei tu che la porti, però anche di chi, fra virgolette, passa il termine, te la sponsorizza. Perché sicuramente ha un riflesso sociale nella tua modalità di essere, ma neanche uno per tutti gli altri, se no che socialità è. Quindi questa è una delle possibili chiavi. Ora,